porca. E anche il freccia rossa parte. Fermati! Ehi, fermati! Armonise matrimonio di etichette ora quasi quasi faccio anche la pipì fai vuoti e fuori di friulano e non più toccai ma per favore vale ci sono i carabinieri non vorrei mi fermassero ciao ciao a dopo ciao ciao. Guarda che a me sembrava simpatica, sai? Se no, noi donne siamo mille colori. Sì, è chiaro, ci senti tu. Pronto? Pronto. Buongiorno. Noi dovremmo andare a Termoli. Che strade. Dar quel nome al vino bianco non potremo più. L'ultimo giorno del Tokai. Papà non ce la racconta giusta. Ehi, ci sono, dai, possiamo andare. Eppure quel ragazzo mi sembra di averlo già visto. Beh, da oggi se vuoi un figlio maschio puoi averlo, eh? Grazie, grazie. Anzi, meglio ancora, un genero. Ma ne voglio mai, tu! Ferragosto era ieri, però facendo festa ovviamente non potevamo essere sul pezzo, ma ci siamo quasi, avete capito, è un film, un lungometraggio diretto da un regista friulano che è qui con noi questa sera, Cristian Canderan, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Benvenuto Cristian, allora ci siamo quasi, è 2016 però il film è uscito adesso ovviamente. Certo, è uscito diciamo in circa 40 sale l'anno scorso, di cui 20 in Friuli. Nelle regioni dove abbiamo girato, dunque dal Friuli al Molise, tutta la costiera adriatica, e dal primo agosto sì, è uscito in DVD, sì, ecco, no? Così ci capiamo subito, non facciamo degli errori. Questo è il DVD che tra l'altro si può trovare in tutte le edicole del Friuli Venezia Giulia, giusto? Si può comprare solo il DVD senza suppellettoli, giusto? Ascolta, è un film davvero carino vedendo il trailer, non è il tuo primo lungometraggio, tu hai una serie di lavori consolidata, pur essendo un quarantenne, quindi giovanissimo, perché è la mia età, però che lavoro è questo nella tua produzione filmica? Beh, questo qua è un lavoro un po' particolare, volevo fare, dopo un film di guerra e vari documentari sempre girati in Friuli, ambientati nei vari secoli, film biografici, storici, anche sportivi, un documentario sull'Udinese. Sì, ce lo ricordiamo, nel 2011. Nel 2011, un paio di documentari in Francia. Era arrivata l'ora di fare una commedia dedicata alla commedia all'italiana degli anni 60, dunque riuscire a far sorridere raccontando una tematica odierna, ma anche far riflettere. E non a caso in questa commedia uno dei due protagonisti è un disabile, l'anziano avvocato Vito Zucchi di Rivignano. E in questo viaggio dunque interpreta un avvocato diciamo che vive nell'Interland Udinese, lui ha la distrofia muscolare, dunque ha veramente grossi problemi di deambulazione e dunque mi sono un po' messo i bastoni fra le ruote cercando di fare una cosa che sembrerebbe molto leggera, perché dici sali in macchina, vai, sì, facciamo questo, il ragazzo che l'ha accompagnato. È stato molto bello anche perché siamo riusciti a trasmettere questo rapporto intergenerazionale, dunque non è vero che i giovani d'oggi non aiutano. Ah beh sì, cioè, queste sono le cose che si dicono sempre, sì, comunque sempre questi preconcetti, luoghi comuni. Un tempo era tutto migliore, adesso dunque quando l'ho scritto il film non è più così. Quando l'ho scritto il film non c'era l'idea di avere una persona disabile, sinceramente era un viaggio di Ferragosto dove solo in Italia possono succedere mille casini, permettetemi. Sì, sì. Fra un uomo adulto e diciamo è un ragazzo, sì, giovane, un'altra ambizione antologica. Un laureato che doveva farsi la sua settimana di ferie a Lignano, invece in questa storia incontra questo anziano avvocato che non gli va la macchina, deve arrivare in Molise per un matrimonio entro il 14 agosto e questo viaggio dura 3 giorni in mezzo a mille vicissitudini, dunque la scusa di fermarsi in ogni regione
della costiera per far vedere dei paesaggi. Questo scende tipicità. Un po' lungo l'Adriatico, no? Scende lungo l'Adriatico, proprio la dinamica. C'era un mio collega del sud, diceva, lui era di Foggia, no? Diceva, quando io devo andare a Pescara mi sento comunque sempre a casa, ed è un bel viaggio, e comunque anche dovessi salire fino a Ravenna, perché c'è sempre il mare Adriatico, se mi sposto nell'entroterra e scavallo dalla parte del Tirreno, mi sembra di aver fatto un viaggio infinito, anche se in termini di ore sono stato molto meno, no? E immagino che la logica fosse anche questa, no? Una linea sì. continua lungo l'Adriatico, una linea continua, no? Che è il nostro mare alla fine. Che è anche, no? Forse poco conosciuta, perché ho scelto appositamente la mia terra, la nostra terra, il Friuli, per riuscire a far vedere nella prima mezz'ora di film, al di là dei paesaggi molto belli, la nostra cultura, la nostra enogastronomia tipica che ci caratterizza. E arrivare in una regione che è poco conosciuta come il Molise, sì, sì, perché gente il luogo, splendida, con cui ho legato molto, perché ci sono queste somiglianze. Quando una terra è un po' abbandonata, è facile che si leghi a una terra poco abbandonata. Sì, dici, noi possiamo essere amici del Molise, della Basilicata, no? Abruzzo e Molise, comunque ho conosciuto una terra splendida, persone veramente di cuore, che hanno avuto un piacere immenso a collaborare a questo progetto. Io non ho fatto altro che... Lo spunto ti era venuto così, pensando un po' al fatto che sia un po' territorio un po' emarginato? Sì, sì, con una semplice ricerca in internet vedevo questi paesini nei colli molisani appena sopra Termoli, affascinanti, belli, di cui nessuno parla. Allora ho scritto a un po' di sindaci, sì, proponendo questa idea. Dunque, una tappa è stata Cesenatico, una è stata San Benedetto del Tronto, e dopo si apriva l'Abruzzo e il Molise. Cesenatico torna sempre l'Udinese, perché è Alberto Zaccheroni, infatti, no? Quindi, sì. Per noi l'avevo conosciuta grazie a lui. Luogo sacro. L'avevo, no? Conosciuta proprio grazie a Zaccheroni, mi era piaciuta. Dunque, ah sì? Ok. Perché devi andare sempre a Rimini o Riccione? No, andiamo a Cesenatico. Sì, vedi che ho indovinato. E poi siete andati in questi posticini qua, come si chiamano tra l'altro? Così facciamo anche un po' di pubblicità, beh, no? Visto che allora, sono nel film, sfruttando diciamo la costiera, c'è questa tappa a Francavilla al Mare, che è una località nota, sì. Ma siccome volevo un po' sempre mettermi dei bastoni fra le ruote, non puoi passare l'Abruzzo senza mangiare gli arrosticini. Vabbè, certo. Come ho conosciuto io gli arrosticini? Obbligatorio. Li ho conosciuti a Sequals, perché a Sequals, paese di Primo Carnera, degli amici venuti dall'Abruzzo 20 anni fa aprirono la prima arrosticeria abruzzese, sì, che ebbe un successo enorme. Dopo, per vicissitudini, l'hanno chiusa. Non proseguì, certo. E dunque ho detto, arrivo in Abruzzo, e gli ho chiesto a loro, ma dove posso andare? Dammi una trattoria. Mi fa, vai a Ripa Teatina, nonché terra di Rocca e Marciano, nonché, vabbè, certo, gemellata con Sequals. E quindi, ho chiamato il sindaco, gli ho raccontato tutta questa storia. E dunque, un mese prima delle riprese, io ho fatto tutto il giro, anche per calcolarmi un po' i tempi. Quanto sei stato a lavorare sul film? Diciamo, quanto ci avete messo? Tutta la produzione è durata circa 24-25 giorni, però okay, in che, Friuli... Che è pochissimo comunque, sì, per... Sì, in Friuli abbiamo girato i primi tre giorni. Il lungometraggio dura 90 95 minuti? 95 minuti circa. 24 sì. giorni, è fatto tutto veloce, sì, tutto diciamo... Perché il vero viaggio, che parte il 19 agosto da Rivignano, e fino in Molise abbiamo avuto la fortuna del sole e del tempo. Sì. Tutto il film on the road l'abbiamo fatto in circa 13 giorni, okay, 13-14 giorni. Il percorso giornate. Proprio vero. Della strada, il percorso della vero. Della strada, dunque girare, tappa, scene nei vari paesi. Invece nel film si sviluppa in un giorno e mezzo praticamente, sì, più o meno. Neanche due giorni, neanche perché due uno giorni. Parte alla vigilia, giusto? Parte il giorno prima della vigilia. L'antivigilia di Ferragosto. E dice, vabbè, stasera siamo lì, se non sono le 8, saranno le 10. Sì, sì, comunque invece, siamo lì. Tappa obbligata. Io il gusto è un po' del vintage, no? L'avvocato, c'è cioè questo sì, aspetto qua, sì, no? Sì, quindi sì, ha la macchina, una vecchia Mercedes, va bene solo Mercedes, quella, che però poi lo lascia a piedi. E che caratteristiche ha anche questo giurista? Beh, nel film è vedovo, due figlie, due belle ragazze di 25 anni che lo anticipano, dicono andiamo dagli zii a fare qualche giorno di ferie, tu sì, raggiungici almeno 2-3 giorni prima del matrimonio. Sì. E lui è scorbutico, vive da solo, non vuole essere aiutato. Quindi c'è abbastanza friulanità in questo sì, senso. Esatto. E la macchina non parte, non trova un taxi e si mette a fare autostop. Certo, e becca il laureando, il neolaureato. Il neolaureato vede sto signore in difficoltà e gli propone ti porto in aeroporto a noleggiare un'auto. Sì, un determinato noleggio. E vanno in aeroporto, però non ce n'è.
Vabbè, dai, ti porto in Molise. Sei matto? Non sei matto? Ma sì, più andare a Lignano 3 giorni o in Molise. È uguale. Basta far festa, basta dice, far no, festa. Tanto noi senza pensieri, ragazzo. E così parte questa avventura simpatica, dove, come dicevo prima, abbiamo un po' trattato questo argomento, sì. Non marcatamente la disabilità, però si vede. Si vede, sì. È un problema comunque nostro, nazionale, in varie città, in vari luoghi turistici. Certo, è inutile nascondere queste cose. Di barriere architettoniche, un problema di... E così difficoltà dello Stato di far fronte a questo genere di problemi, no? E la prima soddisfazione è stata proprio questa: ho presentato il film al presidente della WILDM nazionale, l'Unione Italiana Lotta a Distrofia Muscolare, sì. Che il giorno dopo mi chiama e mi fa sì, grazie, lo presentiamo noi e te lo patrociniamo, il primo film che patrocina la WILDM, infatti in tutte le serate cinema che ho fatto ho voluto raccogliere stati. Comunque, raccontare il discorso della WILM, anche per far capire che una persona che ha le problematiche più o meno gravi, con un po' più tempo, se vuole, e se gli si dà la possibilità, riesce a fare quello che fa una persona normale. Certo, certo. E dunque certo. È stata una bellissima soddisfazione, dopo sono arrivati i festival. A Cardiff siete a andati, Cardiff. No? Come è andata? Te l'aspettavi? Mi hanno invitato, cioè hanno preso il film nella selezione ufficiale. Io sfrutto questi 3 giorni per andare a conoscere un po' di nuove persone, anche per sì, anche era l'unico posti, film posti italiano diversi, insomma, non in concorso stavo, no? con i sottotitoli in inglese, nella versione inglese, e mi sono trovato nella terna dei finalisti e dopo ci è andato il primo premio, dunque è stata una soddisfazione. Immagino piaciuto abbiate, molto. Abbiate festeggiato, no? Eri da solo o eri con qualche attore? No, ero proprio che da peccato, solo. No? Ci sarebbe voluto anche un, ma che ne so, un Alessio Gambon, così, Alessio no? Che è l'altro Gambon, protagonista. L'altro protagonista. Il biondo. Un no? ragazzo bravissimo. Lui lavora con i disabili in una piscina a Milano e ha studiato attore da giovane, non sì. ha mai fatto un film, ha lavorato un po' in pubblicità in televisione. Un po' teatro, immagino. E siccome lo conosco, io vivo a Meduno, lui a Tramonti, sì, da quando eravamo bambini giocavamo a calcio. Lui ha fatto una bella carriera anche da calciatore. Io ho preferito concentrarti sulla regia. E quando gli ho proposto sta storia, gli è piaciuta subito. Ho detto, vabbè, quanti giorni di ferie devo prendermi? 20. E si è preso 20 giorni. Ed è stato molto bravo e mi ha aiutato veramente tanto perché è entrato subito in sintonia con una persona che non conosceva, portandola un po' a giocare su sì, sì, sì. Vito. Comunque, bravissimo, avendo... perché è un attore, lavora nel teatro in piccoli film da oltre 20 anni, però sai, riuscire ad agosto sotto il sole con una col macchina caldo, decapotabile, umidità e tutto quanto, 15 ore al giorno, dovendo rispondere anche credo alle tue sollecitazioni, perché insomma alla fine sei a lavorare, quindi beh, comunque era un lavoro, dunque sì, il gioco le cose si vanno ferma fatte bene, sino... chiaro e sono stati veramente bravi loro, la troupe che mi ha aiutato, chi mi ha aiutato in montaggio e chi mi ha aiutato con le colonne sonore, che sono friulane, ho voluto appositamente. Ho visto che Frizzi, Comini e Tonazzi. Frizzi, Comini e Tonazzi. Sandro Comini era seduto su quella sedia, credo un mese fa più o meno, per parlare di pittura, no? Perché lui si diletta anche in questo, però vedo che con la musica tiene duro. È piaciuta molto la colonna sonora ed era bello anche valorizzare questo discorso di friulanità. Si sono uniti Joe, Eliana, ci hanno dato una mano altri artisti con uno o due brani, però diciamo la colonna sonora di Frizzi Comini e Tonazzi, ero contento di mettere Giulia. Interamente in un film, insomma, anche per valorizzare la loro storia musicale. Certo, io nasco certo. anche musicista, suono vari strumenti, okay, e dunque quindi. Per me la colonna sonora è sempre un attore portante di un film. Certo. E non è sempre facile trovare una colonna sonora adatta a una commedia, come in questo caso. Sì, deve dinamicità, essere simpatia. Leggera, con ritmo. Sì. Ascolta, mi ha incuriosito nel trailer, ho visto che c'erano delle strade con le indicazioni in croato, cosa succede sì, da quelle parti? Acquaviva Collecroce, che è il non paese. Non sappiamo tante cose, ci allora, anche questo. Acquaviva Collecroce, l'avrete sentita nominare l'anno scorso, ha avuto l'epicentro del terremoto in Molise. Ok. Ed è questo paesino di 600 persone a 500 metri di altitudine, è uno dei 3 paesi del Molise di origine croata. Dunque, in questo paese okay. c'è bilinguismo. Dunque, nei bar, nei negozi parlano tutti in croato, fra di loro parlano in croato, ci sono le scritte in croato sì. e uno dice, ma dove sei stato? C'è scritto Acquaviva Collecroce sotto in croato.
Ah, è Molise. È una cosa veramente bella. No, è molto Molise particolare, sì. Insomma, no? Ci sono queste isole che sono molto legate in Italia, no? Anche... Sai, anche in Puglia ci sono dei paesi di origine albanese, sì, greca. Sì, ho anche Sicilia, piena degli albanesi. Però sai, no? Trovare nel Molise questi Calabria. Tre paesi di origine croata, cinque di origine albanese, dove la cultura e le tradizioni tipiche sono rimaste. Ci sono ancora. Ascolta, questo è il lavoro che possiamo trovare, ripetiamo, adesso ancora nelle edicole fino a fine estate, però certo. Un vero professionista pensa in prospettiva. Cosa hai in serbo, cosa hai in mente, Christian? Stiamo lavorando, il film è scritto, adesso stiamo lavorando... Un altro lungometraggio? È un lungometraggio, è sempre una commedia. Ok. Sarà molto commedia, divertente, non banale, senza cliché, parolacce, dunque deve essere una vera commedia che si intitolerà Turisti per sempre e sì, la gireremo sì. A Tramonti, in Friuli, e sì, a Tramonti... C'è un altro Tramonti, in provincia, in provincia di Salerno. Ok, no? Il paese dei pizzaioli, praticamente. Il paese dei pizzaioli. No? Dunque una bella storia, divertente, molto giù al nord, benvenuti al sud. Ok, ok, non ci okay. Puoi dare qualche anticipazione? È la storia di due dottori, uno di Maniago e uno di Amalfi, sì. Che devono fare un concorso per diventare medici di base nel paese più vicino, che è Tramonti. Ah, scrivono Tramonti e però, vengono spediti. Però sbaglia, la sì, segretaria sbaglia Tramonti. È un classico gioco della commedia all'italiana. E lì questa, sembrerebbe no? Una cosa ripetitiva, invece la sceneggiatura proprio va a tracciare, delineare questo rapporto e scontro fra due realtà completamente diverse, certo, certo. E bellezze diverse, che sono il Friuli e la costiera amalfitana. Dunque per il Friuli sarà un biglietto da visita veramente bello, riuscire ad affiancarsi alla costiera amalfitana. Sì, è un territorio molto più conosciuto. Scrivi tutto tu come sceneggiatura o ti dà una mano qualcuno? Finora ho sempre scritto io le sceneggiature. Questo film l'abbiamo scritto a quattro mani con Ferdinando Vicentini Orniani, che è un regista e produttore di origine friulana molto noto. Gli è piaciuto il soggetto iniziale e con lui abbiamo collaborato alla sceneggiatura. Abbiamo trovato finalmente un produttore, una coraggioso. Produzione di Milano. E una di Roma, dunque ne abbiamo due. Ok, però. Ok, quindi avete un distributore che sembra interessato, soprattutto anche perché il discorso della costiera amalfitana ti permette di veicolare il film. Certo, certo, è molto quasi più tutto il sud Italia. Spendibile, no? Sì. Ti dà un po' di pubblicità o di bacino d'utenza, certo. Molto più ampio rispetto a quello che avresti facendo le cose solo qua. Beh, complimenti Christian. Grazie. Quando lo vedremo nelle sale questo film? Lo gireremo in primavera, lo vedremo presumibilmente prossimo autunno-inverno. Ok, quindi dai, puntiamo sul film di Natale, dai. Sì, andate a vedere questo però. Mi raccomando, mi raccomando. Intanto vedetevi Ferragosto all'italiana, grazie come abbiamo mille. Detto lo potete trovare in tutte le edicole del Friuli Venezia Giulia, ha un costo moderato, 9 euro, insomma ce li abbiamo tutti nonostante i periodi di magra o i soldi spesi per le ferie. Volevo dire che ferie, secondo no? Me è una cosa da condividere veramente in famiglia, genitori, figli, anche per riuscire a far capire e capire insieme i contenuti che non sono solo il sorriso, la risata, quello che ci dà la nostra bellissima Italia, ma anche queste cose secondo me molto importanti da non tralasciare, che sono la solidarietà. Certo, che si perde un po', sì. Ci sono segnali sconfortanti in questo senso, invece ci vuole un po' di solidarietà. Grazie Christian di essere stato con noi e grazie a tutti voi, appuntamento alla prossima con Viceversa, buonasera a tutti.